Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul canale. Mi vedete truccata come l'ultimo video perché avevo appena finito di registrare questo tutorial, ha suonato il postino ed è arrivato. Aspettate. Lui! Il calendario dell'avvento di Look Fantastic. Rido perché è pesantissimo, io non so come farò per fare questo video, forse mi dovevo mettere una sedia vicino, qualcosa, adesso mi organizzo. Comunque felicissima perché è la prima volta che un brand mi manda un calendario dell'avvento ed è il primo calendario dell'avvento di tutta la mia vita. È bellissimo, sembra un librone, ha l'apertura laterale e questo bellissimo fiocco. E cercherò di farvelo vedere senza rompermi o lussarmi una spalla. Si apre così e guardate la meraviglia, tutte le caselline. Adesso troverò il modo chiaramente di aprirlo con voi e farvelo vedere. Il calendario dell'avvento è una idea regalo bellissima, oppure un autoregalo da farsi per scoprire nuovi brand e avere anche come ricordo una bellissima scatola che diventa anche un complemento d'arredo all'interno delle decorazioni natalizie. I prodotti all'interno sono di fascia molto alta, quindi il valore del calendario è di 550 euro ma costa 115 euro. Ho dato anche un'occhiata al sito e c'è anche una promo, tipo se acquistate il calendario dell'avvento avete uno sconto in più sul resto dello shopping. Comunque vi metto tutti i riferimenti in modo che possiate eventualmente andare a dare un'occhiata. Quindi cominciamo. Casella numero 1. Eccola qua, una bellissima casella stretta e lunga. E all'interno troviamo... sento un profumo fotonico. All'interno abbiamo un prodotto Rituals che consta di un diffusore per ambienti con gli stecchini. Il profumo è buonissimo, è rosa dell'India e olio di mandorle dolci, buonissimo. Eccolo qua, stupendo, io adoro i prodotti Rituals. Ci si mettono i bastoncini e si profuma la casa, tra l'altro è rosso, quindi anche molto natalizio, devo dire. Questo primo cadeau ci piace molto. All'interno è arrivato anche il libricino in modo da avere qualche notizia in più anche del contenuto. Questo diffusore, che è un formato mini, ha un valore di 19,60 euro. Andiamo a trovare anche la casella numero 2, eccola qui in alto a sinistra, piccolino. Troviamo all'interno una mini crema di Drunk Elephant, la Protini. Io già posseggo questa mini taglia, è una crema molto buona ai peptidi. Il brand è piuttosto costoso, quindi insomma avere anche una mini taglia non è male. Il valore è di 7 euro. Poi casella numero 3, eccola qui già individuata. Eccola qui, abbiamo un mascara di Iconic London. Mi incuriosisce, ne ho sentito parlare molto bene di questo mascara. Iconic London è un brand inglese, ovviamente, e il valore è di 23 euro. Casella numero 4. Ho cercato di non autospoilerarmi troppo, in modo da avere un minimo di sorpresa. Questo cos'è? Demi Mini. Ah, è una candela? Ah, no, infatti, dentro dice too cute to burn. È una di quelle candele con la forma del corpo. L'ho sempre vista e le ho sempre trovate adorabili. Oddio, profumatissima. No, vabbè. Guardate che meraviglia. Ah, è bellissima. Oddio ragazzi, c'ho un profumo, cioè io voglio un profumo che sa di questo, un profumo da mettere. Cera naturale, vegana, profumata al cacao e oud. Cioè, sconvolta. Vi prego, ditemi che esiste un profumo in commercio che sa di questa cosa. Sconvolgente. Non ho mai sentito un odore così buono in tutta la mia vita. Ha un valore di 9,50 euro. Numero 5, un cassetto enorme.
cassetto enorme, ma dentro ci abbiamo una cosa piccola. Una maschera occhi riscaldante. L'ho sempre visto nei video delle coreane, queste maschere riscaldanti. È una maschera rilassante alla camomilla che si può mettere durante il sonno o anche in volo, insomma, mentre si viaggia. Ha un profumo buonissimo, si sente anche da fuori. Il suo valore è di 3,45 €. Casella numero 6, cassettino in basso a sinistra. Questa è pesantina. We Are Paradox, maschera dopo shampoo, riparatrice 3 in 1. Questa già la conoscevo perché mi era uscita in una box di Look Fantastic e questa viene 13 €. Casellina numero 7, piccolina. All'interno abbiamo una cipria pressata di By Terry, adorabile. Ho questa cipria nella versione libera. Sono molto curiosa di provare questa mini taglia compatta. Il suo valore è di 21 €. Casella numero 8, 8 dicembre. E qui abbiamo la ciccia. Revolution Plumping Lip Gloss. Rimpolpante di Revolution e anche un rossetto rosso, sempre di Revolution, brand low cost. Valore totale complessivo 11 €. 9, casellina numero 9, abbiamo Aroma Active, una crema lenitiva universale con lavanda e patchouli. Carina, è una specie di balsamo protettivo, magari quando abbiamo delle irritazioni sul nasino o per le cuticole. Che carina, adorabile. Non conosco questo brand, valore 1,70 €. Un po' confusa. 10 abbiamo una maschera illuminante alla vitamina C, sempre in formato piccolino, di Rodial. Interessante, questa mi sa che costicchia 29,30 €, 20 ml. 11, no, crepo, se è quello che penso. Questo lo volevo tantissimo, lo scrub purificante per il cuoio capelluto di Christophe Robin. Sono troppo contenta, lo vedevo sempre in negozio e lo volevo tantissimo provare. Un bel barattolone da 250 ml, toppissimo, è appunto un gommaggio per il cuoio capelluto. Buonissimo, sa proprio di sale, che serve appunto a eliminare le cellule morte e a pulire in profondità. Questo viene 41,45 €. Top, finora questa è la mia cosa preferita, che credo che pesava così tanto. Poi 12, dov'è? Casellina piccolina, 12. All'interno abbiamo, che bello, io questo lo amo, l'ho finito, un mini cleansing balm di Elemis, balsamo struccante, validissimo, buonissimo, che io avevo in taglia grande e ho finito. Questo me lo tengo assolutamente per prossimi viaggetti. Valore 11,30 €. 13, lip scrub di Avant o Avon, non so come si legga, appunto uno scrub labbra alle rose con acido ialuronico, olio di argan, eccetera eccetera. Questo è un brand che conoscevo perché l'ho già trovato questo marchio in un calendario del, sì, in una beauty box, sempre Look Fantastic. 65 €. Avant Velvet Scrub. Sono sul sito del brand e questo coso 10 ml viene 58 pound. Va bene. 14, di questo brand ho trovato in una box in Look Fantastic uno shampoo che non ho però provato. Questo è un brand svedese, valore 7 €. 15, carino questo, uno styling gel per le sopracciglia con il suo bastoncino. Voglio vedere se è uno
di quelli che ha tipo brow frizz di Anastasia. Sì, è una specie di cera, somiglia molto al brow frizz. Sarò curiosissima di testarlo. 16 matita occhi di Inika Organic, un brand made in Italy, biologico certificato. Non conoscevo questo prodotto, lo proverò. Valore 18,50 euro. 17 Face Mist Plump and Glow, ok, quindi un tonico per il viso, molto comodo, piccolino, mini taglia di Emma Hardy, mai sentito, valore 16 euro. 18, beh, questo Philip Kingsley è un conditioner, un balsamo dopo shampoo, veramente piccolissimo, una mini taglia, valore 5,50 euro. 19, altro prodottino Luvia trovato nell'ultima box, e si tratta di una piccola palettina occhi. Luvia, che io sappia, è un brand vegano, insomma naturale. Duo di ombrettini, valore 17 euro. Ci avviciniamo alla vigilia. 20. All'interno troviamo un siero della Zelenz T-Shot, anche questo marchio che non conosco, mai provato. Molto carina la confezione, made in Italy, 10 ml, valore 39,95. 21. Ah, un guascia, ne ho già uno. Il guascia è quell'arnese che serve per massaggiare il viso, eccolo qui, è della marca Visipol, non c'è scritto il materiale di cui è fatto. Valore 35,50. 22. Abbiamo un esfoliante per il corpo con un 10% di alfedrossiacidi del brand First Aid Beauty Fab, valore 3,90 euro. 23. Antivigilia, e troviamo qui una cosa bella bella grande della Espa, che è un brand molto prestigioso, un idratante viso, nutriente e idratante appunto per pelle radiosa. Bel vaso di vetro da 55 ml, questa ha un valore di 57 euro, quindi insomma una bella cosa. 24, vigilia. Cosa ci avrà riservato per la vigilia? The Ordinary acido mandelico 10%. Non male. Acido mandelico, sappiamo essere un acido esfoliante molto delicato, e quindi sarò molto curiosa di provarlo, anche perché non ho mai provato nessun siero di The Ordinary. Il valore di questo dovrebbe essere di circa 8 euro, 8,30 euro. E finalmente il 25, ultima casella, grandissima, con questa fantasia particolare. E all'interno troviamo, un device per lavare il viso, una spazzola in silicone a batterie che appunto serve per detergere il viso in profondità, valore 66 euro. C'è anche la pilina, oddio mio, è simpaticissimo, troppo bello. Ah, è bellissimo! Penso che vibrerà e sarà molto gradevole lavarsi il viso. Eccoci qua, allora il calendario è stato aperto in tutte le sue parti e a me ha divertito molto questa cosa. Sicuramente ci sono molti articoli interessanti, anche se ho trovato un po' grande la discrepanza tra alcuni oggetti molto molto di valore, molto voluminosi, ed altri o veramente molto molto piccoli o con un valore secondo me veramente spropositato rispetto agli ml. Però se avete voglia di provare dei brand nuovi senza fare un investimento enorme con delle piccole mini taglie, è
è una buona occasione perché quantomeno sono dei brand poco conosciuti che altrimenti magari non si avrebbe modo di provare. È come una sorta di beauty box Lookfantastic, però più grande, diciamo così. E l'estetica è molto bella e trovo che sia anche molto elegante, molto natalizio, quindi ringrazio tanto Lookfantastic per avermi fatto giocare con questo calendario dell'avvento. Fatemi sapere se l'avete acquistato, se siete amanti dei calendari dell'avvento, se in genere non vi piacciono, se siete dei tipi no spoiler o se li aprite tutti insieme. Insomma, vi aspetto come sempre giù nel box dei commenti per sapere le vostre opinioni. Se il video vi è piaciuto, fatemelo sapere anche con un pollice in su ed iscrivendovi a questo canale se non l'avete ancora fatto per non perdere i prossimi video. Io vi mando un bacione e vi aspetto alla prossima. Ciao!